Leone d'Oro Romanista per questa decima edizione a Max Tonetto, ambasciatore del football, che sarà accompagnato da Federic Salomone e Alex Bucci. Non ti avevo visto, ciao. Ciao Federic. Purtroppo abbiamo un microfono, però Gilberto ha detto che entro domani mattina provvederà. Federic, tu ora hai una grande squadra da cui Max è il testimonial, uno dei promotori insieme a te di uno sport che sta andando sempre più in alto qui in Italia, e che è il football. Tra l'altro abbiamo anche collaborato insieme grazie ad Alex Bucci all'Olimpico nel 2014 e pochi mesi fa all'Artemio Franchi di Firenze. Sì, esatto, questo è uno sport che stiamo promuovendo da qualche anno, già da qualche anno, e grazie ovviamente al sostegno di Alex Bucci siamo riusciti a proporlo all'interno di queste grandi manifestazioni sportive a Sala, in Stato Olimpico, all'Artemio Franchi il mese scorso. E sì, ovviamente grazie a Max Soletto, che insomma è padrino di questa disciplina, che ci sta aiutando molto. Andiamo anche a giocare insieme, facciamo tanti eventi, insomma proviamo le scuole pubbliche, addirittura siamo riusciti a entrare. Quindi in sostanza è un modo che stiamo cercando di promuovere questo sport, che è abbastanza capillare, dai grandi eventi fino all'interno, diciamo, delle attività e delle attività sportive giornaliere. Il football è uno sport che sarebbe la palla a volo, ma non si usano le mani, si usano i piedi. C'è la versione della palla a volo con le scarpe e la versione della sabbia, la pitch, che è l'originale. E questo è un po' quello che vogliamo fare anche per la nuova stagione, cercare di portare appunto i vari eventi insieme a Max e Alex all'interno dei centri sportivi romani. Questo è il nostro intento e speriamo bene, noi ce l'abbiamo diventato di effetto. Max Tonetto è stato, diciamo, uno dei giocatori di punta della prima Roma di Spalletti, ha vinto 3 trofei, è stato un grande giocatore e ora è un grande giocatore di football. Buonasera a tutti. Beh, grande giocatore di football, no, perché è uno sport che comunque non ha dell'affinità col calcio, ma comunque bisogna imparare anche da lì. A un certo punto mi hanno detto: vedi, cambiare sport, e io infatti mi sono dato dire che è molto divertente, prende tantissimo, e insomma, per chi non lo conosce, magari se si fa un giro su YouTube insomma, non può non piacere uno sport del genere. Quindi insomma ci stiamo appassionando con Fred, che ci sta dando una mano per cercare di promuovere il più possibile. Insomma, ci sono tanti ex miei compagni che ormai ci stanno giocando ed è veramente divertente. E soprattutto i brasiliani, ovviamente, al David Tadde sono bravissimi, immagino. Beh, i brasiliani come per tanti sport sono molto avanti, hanno cominciato tantissimi anni fa e insomma, questi che hai citato tu, Alda, Rodrigo, sono veramente bravi, hanno quella classe innata come tutti i brasiliani, quindi per questo sport, anche in questo sport sono avvantaggiati. Tanta promozione, grazie anche ad Alex. Dove andiamo nel prossimo stadio? Non si può dire. Comunque è stata una grande esperienza. Un mese fa a Firenze, 25.000 paganti, io ho avuto l'onore di presentare la manifestazione, grazie mille, come sempre. No, ma grazie a te, poi tu in ogni occasione che ci vediamo per il 7 gol mi chiedi sempre anticipazioni, chiarendo che diciamo, noi siamo partner di questa manifestazione che poi gira anche un po' gli stadi, ma insomma ci occupiamo di quello che è il messaggio per i giovani del sano divertimento. E io sono gratificato anche dalle parole di Fred e di Max, perché poi da appassionato di calcio vedevo solo il calcio, in realtà grazie a Fred sono riuscito a vedere anche questa variante del calcio che è il football, che devo dire, anche se ancora non sono operativo sui campi, però mi appassiona intanto vederlo. Poi qualche partitina l'ho fatta insieme a mio figlio, quindi sicuramente c'è il piacere di condividere con loro questo cammino. Per quanto riguarda il resto, sì, stiamo iniziando a fare qualche sopralluogo in altri stadi per prossime avventure, dove oltre a portare quello che è il messaggio del sano divertimento, che ci tengo a dire, facciamo insieme al mondo della sicurezza qui rappresentato da Marcello Quicchi, oltre a questo, ecco,
sicuramente insomma da qui a breve Alessandro, per la prossima conduzione probabilmente ci divertiremo a condividere altri eventi, insomma. Grazie ancora per l'invito. Grazie a te Max, oggi per te un riconoscimento speciale che non ti donerà né Alex né Fred, ma Roberta Aguzzi, modella di No Violence, una campagna che sta portando avanti con Michele Simolo.